Nel video di oggi imparerai a fare la margarina vegetale, morbida e cremosa, proprio come quella in commercio. Vuoi preparare una margarina con soli 3 ingredienti che ti permetta di realizzare biscotti e frolle perfette per le tue crostate? Oggi vedremo come farla in casa, gli ingredienti sono pochissimi e il procedimento è semplicissimo. In passato avevamo sperimentato altre alternative per fare la margarina, che sono sempre comunque valide, ma che contenevano la lecitina di soia. Nella ricetta di oggi la lecitina non è presente, quindi potete farla senza problemi. Pronti per scoprire la ricetta? Iniziamo! Per realizzare la margarina ho unito in un pentolino il burro di cacao, l'olio d'oliva e l'olio di vinacciolo. Li ho fatti scaldare ad una temperatura molto bassa fino a quando il burro di cacao non si è sciolto completamente. Poi ho versato il composto in una ciotola, l'ho fatto intiepidire per circa 10 minuti e poi l'ho riposto nel frigorifero per almeno 2 ore, fino a quando ha assunto una consistenza semi-cremosa. Dopo circa 2 ore ho ripreso la margarina e l'ho mescolata con una forchetta per renderla più omogenea. E poi ho continuato a mescolare energicamente, ma questa volta con una frusta. In questo modo il burro di cacao lega perfettamente con gli oli ed è ciò che permette alla margarina di mantenere una consistenza cremosa. Dopo aver mescolato, l'ho spostata in un contenitore e l'ho rimessa nel frigo per 1 ora. Ho fatto questo passaggio per farla addensare ancora prima di utilizzarla nelle ricette. Se invece non ti serve subito, puoi conservarla nel frigorifero fino a 3 settimane. La margarina, una volta conservata nel frigorifero, assumerà una consistenza molto più densa, ma basterà farla riposare a temperatura ambiente per 1 oretta prima di utilizzarla nelle varie ricette. Nella prossima ricetta vedremo come utilizzare la margarina nelle ricette. Prepareremo una buonissima pasta frolla che non può mancare nel tuo ricettario quando devi preparare biscotti o crostate. Quindi iscriviti al nostro canale e attiva anche la campanella delle notifiche. In questo modo non ti perderai la ricetta. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video.